Nei giorni scorsi numerosi cittadini di Viggiano che abitano nei pressi del centro Oli Eni, attraverso la Ola Ambientalista, organizzazione lucana ambientalista, hanno segnalato la presenza di aria irrespirabile che procura disagi e persino nausea, in particolar modo nelle contrade, paschiere e vigne. L'organizzazione ambientalista ha quindi chiesto, anche per conto dei cittadini, chiarimenti ai vertici dell'ARPAB e all'Osservatorio Ambientale di Marsico Nuovo sui dati relativi alla qualità dell'aria in merito alle ultime settimane, mentre ha interrogato la Regione Basilicata ed il Comune di Viggiano sull'operatività o meno del piano di emergenza e di evacuazione esterno al centro Oli. Ma prima che gli enti interpellati rispondessero, la ENI è intervenuta sulla vicenda. In relazione ad alcune informazioni diffuse ai media circa cattivi odori nell'area circostante il centro Oli Valdagri, ENI comunica che il centro Olio Valdagri di Viggiano ha operato regolarmente per tutta la giornata del 18 luglio, così come nei giorni precedenti. ENI ribadisce che non si è verificato alcun tipo di anomalia presso i propri impianti, come anche attestato da un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco nella mattinata del 18 luglio. I dati di qualità dell'aria registrati dalle centraline di monitoraggio riportano valori largamente al di sotto dei limiti di legge. Una replica che per la Ola è generica ed evasiva e non consente possibili valutazioni e confronti sui dati sull'inquinamento dell'aria, i cui valori restano ignoti. Questo ennesimo episodio, dichiara ancora la Ola, evidenzia un comportamento poco chiaro e trasparente circa la titolarità e validazione dei dati dei monitoraggi ambientali effettuati in Valdagri e nell'area industriale di Viggiano con organismi pubblici, come l'Osservatorio Ambientale di Marsico Nuovo, molto impegnati nella convegnistica, continua l'organizzazione ambientalista, ma poco attenti al lavoro quotidiano effettuato sul campo.